Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Proseguono le indagini dell'FBI sull'attentato all'ex presidente Donald Trump e si ipotizza un atto di terrorismo domestico. Intanto il presidente Joe Biden chiede ai politici americani di abbassare il tono della campagna elettorale e stessa cosa fa il ministro del Tesoro australiano Jim Chalmers con i politici australiani. E la sede del Victoria del sindacato degli edili è stata posta in amministrazione controllata. Benvenuti all'ascolto di News Flash di SBS Italian di lunedì 15 luglio 2024. In studio Domenico Gentile e iniziamo con un aggiornamento sull'attentato all'ex presidente americano Donald Trump. Il presidente Joe Biden ha invitato tutti ad abbassare i toni della campagna elettorale ed evitare di ricorrere alla violenza. Lower the temperature in our politics. And remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans. We must stand together. Intanto i servizi segreti americani si stanno concentrando sulla convention repubblicana che inizia oggi nel Milwaukee e dove giovedì Donald Trump sarà nominato ufficialmente il candidato del partito per le prossime elezioni presidenziali. Intanto proseguono le indagini sull'attentato nel corso del quale è rimasto ucciso un uomo che assisteva al comizio di Trump e due altre persone gravemente ferite. La coordinatrice dei servizi di sicurezza della convention repubblicana, Audrey Gibson Cicchino, dice che per l'evento è stato preparato un piano dettagliato di sicurezza. We will continue to assess the security environment and adapt our security measures as appropriate. The Secret Service is working diligently with the Milwaukee Police Department, as well as all of our federal, state, and local partners to ensure a safe and secure convention for attendees, volunteers, and the city of Milwaukee. E l'FBI sta cercando di stabilire se l'attentato può essere definito terrorismo domestico. L'ente investigativo non è ancora riuscito a stabilire il motivo che ha spinto Thomas Matthew Crooks a compiere il gesto. Robert Wells, della squadra antiterrorismo, dice che le indagini coinvolgono diverse agenzie di sicurezza. We are investigating this as an assassination attempt, but also looking at it as a potential domestic terrorism act. So our counterterrorism division and our criminal divisions are working jointly together to determine the motive in this case. E in Australia il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, invita i politici a mantenere un dibattito pacifico e non violento, anche se possono esistere disaccordi e differenze di opinione. Jim Chalmers si è detto preoccupato che lo scontro politico possa dividere il paese. Unfortunately, what we saw in Pennsylvania was the ugliness of our politics taken to its most extreme and deadly conclusion. And we don't want to see that become the norm in societies around the world. I think really in the last 24 hours or so, but for a longer period as well, Australians have been concerned about the ugliness of our politics, the divisiveness of it, the polarisation in quite extreme ways, and we've got an opportunity here to take a step back from that, and we should take it. In Australia, la sede del Victoria del sindacato Construction, Forestry and Maritime Employees Union è stata posta in amministrazione controllata dopo che sono emersi possibili legami con bande di bikers. Una indagine dei giornali del gruppo Nine avrebbe scoperto legami tra alcuni delegati del sindacato e la criminalità organizzata per la gestione di contratti. La segretaria della Confederazione Sindacale Unitaria ACTU, Sally McManus, si è detta sconcertata dalla possibilità che il sindacato possa avere legami con la criminalità organizzata. I am and all of my colleagues shocked and horrified by what we have seen. We have not known about this. We do not tolerate
any criminal activity, and we expect that the CFMEU take all steps necessary to rid themselves of it. E la Premier del Victoria, Jacinta Allen, ha anche lei condannato l'attività del sindacato. What we have seen here in recent days isn't unionism, it's thuggish, unacceptable behaviour at its worst that I have zero tolerance for and has absolutely no place on any Victorian worksite. I also want to express my deep disgust at the people who've behaved in this way, at their activities. Again, I have zero tolerance for this sort of behaviour. E chiudiamo con lo sport. Tour de France, oggi giornata di riposo, si riprende domani con la 16ª tappa da Grusson a Nîmes. Grazie per aver ascoltato News Flash di SBS Italian. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.